C'era una volta re che si ammalò. L'unico modo per guarire, disse il dottore, era quello di trovare la penna di un orco. Allora cominciò a chiedere tra diversi giovani, ma soltanto uno accettò. E il compito era quello di trovare l'orco in una delle 7 buche sopra una montagna. Lì abitava. Così il giovane inizia il viaggio, incontra un locandiere dentro una locanda. Il locandiere gli confessa che la figlia è sparita e quindi gli chiede quando incontrerà l'orco di domandare dove sta la figlia e poi di portargli indietro una penna. Poi continua il viaggio e per passare il fiume incontra un barcaiolo che è intrappolato a vela dentro una barca. Il barcaiolo quindi gli chiede la penna e gli chiede di fare una domanda all'orco, cioè come fa a liberarsi. Poi continua il viaggio e si ferma a mangiare vicino a una fontana dove trova 2 signori. Questi signori dicono che la fontana prima faceva l'oro, adesso non tira più fuori oro. E allora i signori chiedono al giovane di chiedere all'orco perché la fontana non produce più oro e come fare per farla tornare a produrre oro. E inoltre gli chiedono una penna in cambio. Poi continuano il viaggio in un convento. E i frati dicono che sono 10 anni che litigano in continuazione e quindi gli chiedono la penna e di domandare all'orco come fare a non litigare più. Inoltre gli indicano la buca dove vive l'orco, che è la 7ª buca, in profondità, siccome è molto profondo, gli danno anche una candela e dei fiammiferi, e che deve aspettare le ore 12 quando va via per scendere. Allora lui fa proprio così, aspetta le ore 12, scende nella buca e lì incontra la sposa dell'orco. Gli chiede le 4 penne e lei dice che l'aiuta, ma in cambio vuole essere portata via. Così fanno un piano, lui si nasconderà sotto al letto e quando andranno a dormire la sposa dell'orco tirerà via 4 penne e le darà al giovane. Non appena entra la sera, l'orco sente odore di cristianuccio, di cristiano, e dice: qui c'è qualcuno dentro casa e lei per distrarlo gli cucina. Dopodiché vanno a letto. Dopo un po' la sposa strappa la prima penna e l'orco dice: che fai? E lei risponde: niente, sto sognando, sogno di frati che litigano. E l'orco dice: devono fare del bene per non litigare più, perché c'è il demonio in uno di loro. Poi, dopo 15 minuti, strappa la seconda penna. L'orco dice: che fai? E lei dice di sognare una fontana che produce oro, ma che adesso non lo produce più. E l'orco dice: in effetti, non produce più oro perché in fondo alla fontana c'è una palla e sotto una biscia. Bisogna uccidere la biscia. Poi, strappa la mattina, quando va via l'orco, dà le penne al giovane e scappano via. Passano al convento, lasciano la penna ai frati e danno la risposta, cioè che devono fare del bene per non litigare più. Passano alla fontana, danno la penna ai 2 signori e dicono che devono uccidere la biscia che si trova in fondo sotto una palla. E così la fontana riprende a produrre oro. Passano dal barcaiolo e gli dicono che deve praticamente far entrare prima una persona e poi uscire lui, e così la persona rimarrà intrappolata. Ed è quello che succede, perché poi a un certo punto l'orco si rende conto che la sposa non c'è più, per cercarla deve passare il fiume, entra nella barca, il barcaiolo scappa e l'orco rimane incastrato. Poi passano alla locanda e al locandiere fa conoscere questa giovane. E la giovane riconosce suo padre e quindi il padre quindi accetta di dare la figlia in sposa al giovane. Il giovane consegna la penna al re, in cambio il re gli dà oro doppio per le nozze.